Buongiorno a tutti amici, benvenuti Ciao. In questo nuovo video. Siamo qui con una nuova top 10 e oggi c'è un ospite speciale, il mio compagno di viaggio. Ciao ragazzi, mi chiamo Mattia, ho anche io un canale YouTube dove pubblico video di quelle che sono principalmente le mie vacanze. Un pochino stile Sam Colder, quindi pieno di effetti, transizioni fighe, eccetera. Quindi siamo qui oggi per la top 10 di Sparato in Macasca. Ragazzi, come ho fatto per lo scorso video, ci baseremo su quelle che sono le attività consigliate da TripAdvisor e partiamo subito dal primo punto, che sono le spiagge che noi consigliamo, e partiamo proprio dalle spiagge di Spalato. Abbiamo due spiagge, che sono quella di Kajuni e Bene Beach. Quella di Kajuni, come la maggior parte delle spiagge croate, sono spiagge di sassi. Spiagge di sabbia non ne abbiamo proprio viste. Mentre per quanto riguarda Bene Beach, questa spiaggia molto caratteristica si trova all'interno di un parco, il parco Marian, e quindi non possono accedere auto e ci sono dei pullman, però che però non sappiamo come arrivavano, come si prendevano, come funzionava per questi pullman, perché c'è una lunga camminata per arrivare alla spiaggia, circa 20-30 minuti. Però ci sono molti alberi, quindi è anche molto facile da fare, comunque il sole non picchia, si può fare tranquillamente. Dopo questi 20-30 minuti di camminata si giunge a questa spiaggia, ed è praticamente come se fosse una piscina naturale. E alle spalle c'è questo bellissimo bosco. Oltre a consigliarvi Bene Beach, che è una spiaggia molto particolare, vi consigliamo di andare a Punta Rata. Punta Rata Beach è una spiaggia che si trova più vicino a Macasca che a Spalato. Sono una serie di spiagge che sono collegate da un vialetto. Poi c'è questo scoglione che è praticamente proprio il simbolo di questa spiaggia, questo grande isolotto praticamente, sì, dove ci sono anche dei piccoli 2-3 alberetti sopra. La gente si tuffa, si ammazza, fanno le foto. Noi siamo rimasti lì fino al tramonto, una bella atmosfera, abbastanza affollato, quindi se dovete andare, andate presto. Ma rispetto a Bene Beach, che è un posto molto più segreto, ci sono anche molti bar, molto affollato, vi consigliamo di prendere comunque la roba da mangiare e da bere da casa. Prendiamo una bottiglia d'acqua e pagammo un biet, cioè tipo 36 kuna, come 3,50 euro più o meno. Sempre a Macasca vi consigliamo la spiaggia Nugal Beach, poco conosciuta su TripAdvisor, probabilmente perché è una spiaggia per nudisti. Allora, questa spiaggia si trova proprio vicino al centro di Macasca, vicino al porto. Per arrivare bisogna fare un piccolo sentiero, però differentemente dal Marian Park, che invece è asfaltato, quindi seguiamo la strada, lì è un sentiero fatto di ciottoli, un po' differente, un po' più faticoso da fare. Ed è a strapiombo sul mare. Noi siamo andati di pomeriggio, quindi non c'era molta gente. Di solito la mattina è un po' più affollata, quindi non sappiamo come... Sì, alcuni miei amici sono andati presto e hanno incontrato anche molti più nudisti. Quando siamo andati noi c'erano giusto qualche coppia di anziani. Abbiamo fatto più noi nudisti, forse. Ragazzi, ma siete nudi! Ma ci avete le mutande! Non c'è illuminazione, non fate troppo tardi. Noi siamo andati di pomeriggio e quindi siamo voluti vedere il tramonto, siamo rilassati un pochino troppo e siamo tornati praticamente con le torce, il buio totale, che non vedevamo dove mettere i piedi. Abbiamo preso anche un'altra strada. Ok ragazzi, come quarta spiaggia io vi consiglierei una delle più conosciute, delle più belle, non solo del Spalato, Macasca, ma della Croazia intera. Si trova su un'isola che è l'isola di Brac o isola di Brazza, e si chiama in tanti modi, si chiama Golden Horn, si chiama Zlatnirat, Ball Beach, Dorno d'Oro, Dorno Coro, in tanti modi. Ed è una spiaggia molto bella, particolare, che adesso Mattia ci... È una spiaggia molto particolare perché appunto è a forma di corno, di rinoceronte, ed è lunga 100-150 metri, dove c'è molta gente che pratica anche sport acquatici, come windsurf o quello dei paracadute, il parasailing. Siamo andati verso la punta e abbiamo notato questa cosa, che essendo la dunetta leggermente più alta rispetto al livello del mare, c'è una parte che è ventilata e quindi il mare è più agitato, e c'è un'altra parte che è riparato dalla dunetta ed è anche molto più pulita e limpida. Verso le 4 o le 5 abbiamo visto in lontananza questi giochi gonfiabili. Abbiamo pagato circa 12 euro. All'esterno della spiaggia abbiamo anche un... All'esterno della spiaggia abbiamo anche un bel parcheggio, che non mi ricordo se era a pagamento, però vabbè, tipo 3-5 euro. Poca roba tutto il giorno. Ok ragazzi, continuiamo con il secondo punto. Come siamo arrivati a Spalato? Siamo arrivati con un aereo, un volo diretto da Napoli per Spalato. Abbiamo pagato circa 75 euro. 75 euro, compreso di un bagaglio da stiva che ci siamo diviso per tutti, ognuno di noi col bagaglio a mano. Una volta arrivati lì, poi siamo arrivati a Spalato Centro con un van. Abbiamo affittato un bel van. Non è stato facile trovare e noleggiare questo van, perché all'interno dell'aeroporto
Sì, c'erano tante agenzie, ma praticamente tutte richiedevano la prenotazione da fatta casa. Da Napoli, da casa. Inoltre il prezzo della franchigia era molto elevato. Una volta usciti fuori dall'aeroporto, illuminazione, abbiamo trovato altri stand che proponevano delle offerte last minute, un po' arrangiati. Lì abbiamo trovato questo mitico Igor Ivan, da non lo so come si chiamava, che praticamente ci ha offerto questo Renault Traffic, che ha reso anch'esso questa vacanza molto wild, molto all'avventura. Abbiamo pagato 700 euro per 7 giorni, 700 di ISO 7, 100 euro al giorno. Ragazzi, per quanto riguarda invece il terzo punto, dovete sapere che in Croazia non abbiamo gli euro, ma bensì abbiamo i kuna. La kuna che è una valuta molto bassa rispetto a quella dell'euro. Quindi, infatti, il cambio è 7,3034 per un euro. Il primo consiglio che vi diamo è quello di non cambiare l'aeroporto, dove ovviamente il tasso è superiore e cercano di spillarvi più dindini. Noi abbiamo cambiato al centro, in queste sorte di casette in cui uno bisogna bussare, sembra di entrare in un condominio, andare a casa di qualcuno. Tutta una questione di sicurezza. Ai market più o meno prezzi sono quelli. Anche la roba italiana, c'era la Nutella che era lo stesso prezzo italiano. Anzi, la Nutella costava meno, mi ricordo. Costava di più una del posto. Una che doveva essere tarocca. Cioè il nostro. Probabilmente del posto, tarocca. Vabbè. Forse buona del posto per noi è tarocca. Per quanto riguarda il dove mangiare e cosa mangiare, adesso vi mostreremo alcuni piatti tipici croati. Allora, scherzi a parte, basiamoci anche un po' su TripAdvisor e vediamo dove siamo andati. Noi siamo andati a Spalato, in questa specie di piadineria, che era fra le prime 3 posizioni. Adesso ha perso un po' piede, un po' campo, ha perso un pochino le prime 10 posizioni, però comunque è molto quotato. E niente, che abbiamo mangiato? Piadina e cipolla. Piadina e cipolla. Abbondano con la cipolla, quindi se non vi piace richiedete di toglierla. Alla fine fa... Fate lo stesso. Nella carne proprio. Sì, sì, è proprio insita nel loro DNA. Seconda sera che siamo andati a mangiare, abbiamo mangiato non a Spalato ma a Macasca, in questo viale pieno di localini, con queste lunghe tavolate che alla fine fanno praticamente tutti la stessa cosa. Sì. Tanto che abbiamo scelto questo perché ci attirava un po' di più e il ragazzo con qualche parola in italiano ci ha tirato dentro. Abbiamo mangiato un piatto composito dove ci stavano 2 contorni che erano fissi e potevi cambiare i calamari, lo squalo, il salmone. Esatto. Abbiamo pagato 911 kuna, cioè 17 euro a testa. Ci hanno offerto anche lo sciottino, molto simpatici. Partiamo adesso con il quinto punto, dove andare la sera. Per quanto riguarda Spalato, visto che era la città più vicina alla nostra casa, possiamo dire che tornavamo molto tardi. Arrivavamo a Spalato verso mezzanotte e l'una, tutti i ristoranti erano chiusi, i bar stavano chiudendo e l'unica cosa che ancora era attiva era questa piazzetta all'aperto, dove c'è questo palco con un DJ e suonava comunque fino a una certa ora, perché alla fine, essendo all'aperto, doveva chiudere. Però non era possibile che una città come Spalato non avesse effettivamente una movida. Il più noto, dove si paga anche l'ingresso, è il The Central. Era l'unico che io conoscevo da casa, cioè mi ero un pochino informato e sapevo che c'era questo The Central. Successivamente, seguendo comitive di inglesi, esatto. Comunque siamo arrivati a questo piccolo ambaradan di discoteche lungo palato. Beh, il Tropic. Il Tropic, ci stavo lì con uno Hugo Boss. Comunque vicino alla spiaggia di Occivice. Ingresso free. Puoi entrare, ballare, fare quello che botte ti pari. Botte free. Botte free. Butta fuori che ti prendono e ti buttano fuori senza problemi, di 2 metri, senza capelli. Pesanti, fate attenzione. Per quanto riguarda invece Macasca, siamo andati al Macarana. Sempre ingresso free, molto carino il locale. La gente non ballava, però. Perché era un po' situazione bar. È situazione bar, non è situazione discoteca. Comunque abbiamo trovato un bello spazio. Ci siamo messi noi a ballare, ballato. Abbiamo fatto i fatti bordello. Nostri. Il sesto punto lo vogliamo dedicare interamente a quella che è l'isola di Brac o isola di Brazza. Ed è una delle isole più belle. È stata tra le giornate più piene e più emozionanti sì, che sì, abbiamo sì. Abbiamo vissuto a pieno. Si può arrivare da Macasca per il porto di San Martin, invece da Spalato al porto di Supetar. Pum. Noi, visto che eravamo più vicini a Spalato, siamo partiti da Spalato. Personalmente sono sceso dal van in tutta fretta, stava la gente che bussava pipipi. Vabbè, comunque c'è molto traffico. Diciamo, fra i vari botteghini noi abbiamo preso quelli della chandelier, Giardolina, che sarebbe il caramar croato. Abbiamo pagato circa 20 euro compresa la macchina, compreso il van. Abbiamo pagato un po' di più perché superava 8 metri sia larghezza che in lunghezza. Sì, quindi abbiamo dovuto pagare degli extra e quindi sì, vi consigliamo di andare con la vostra macchina lì perché gli spazi sono davvero troppo grandi, l'isola è molto grande e per vedere
la spiaggia è necessario quindi la macchina, perché ci vuole una mezz'ora dal porto di Phuket. Altra cosa bisogna vedere, che ha trovato proprio il signore qui a fianco, è Vidova Gora. È una montagna praticamente che dista più o meno una mezz'ora dalla spiaggia. Si deve salire, ci sono anche alcune strade di campagna con pecore che passano. Comunque arrivati in cima c'è questo panorama mozzafiato, sì, dove in lontananza si vede addirittura la lingua, il corno d'oro di Bol. Invece il settimo punto, come Brak, l'abbiamo voluto dedicare soltanto a Krka. Dovete sapere che in Croazia ci sono numerosi parchi nazionali con cascate eccetera. Il più importante è sicuramente Plitvice, ma per questione di chilometri e ore abbiamo deciso di andare a Krka. Un'oretta di macchina in superstrada. Arrivate lì c'è la biglietteria. C'era uno sconto per studenti e ci consentiva di pagare circa il 50% rispetto al biglietto pieno, mi ricordo. Quasi. Pagando 12-13 euro. Dove aver acquistato i biglietti ci indirizzano su un pullman che bisogna prendere per arrivare per la zona principale. E ti portano proprio loro all'inizio del percorso. Potete non andare. Appunto perché la Croazia è famosa per questi parchi, non tanto per le spiagge ma per questi boschi. Sì. È paludoso ed è caratterizzato da questi vari ponti che collegano queste varie piscinette. Sì, si fanno passare per tutto il parco. Una cosa da citare assolutamente è che ci sta un casino immane. Io affermai quel giorno che in quel posto c'era almeno l'1% della popolazione mondiale, un qualcosa di incredibile. Almeno noi abbiamo deciso di dividerci in due gruppi e a turni siamo fatti il bagnetto, il ciacchi ciacchi, dove la corrente è fortissima, molto forte, più ti avvicina alla cascata più ti spinge dietro. Ci sono delle boe e se sopra delle boe ci sono dei ragazzi che dei militari fanno vigilanza, sì, col cecchino, il cecchino e tu superi le boe. L'ottavo punto lo dedicheremo a quella che è Spa, la tua città. Ogni volta che andavamo in città abbiamo detto andavamo sempre di notte, era mezzanotte, l'una, non stava nessuno. E quindi che abbiamo deciso di fare un pomeriggio? Di andare lì. Proprio quel giorno c'è stato, ahimè, il funerale di uno dei più importanti cantanti locali. Locali del posto. E quindi c'era un casino immenso. Vi consigliamo sicuramente il Palazzo Diocleziano, che è una città all'interno della città, tipo Matrioska, città Alessia. All'interno del Palazzo Diocleziano ci sono tantissime cose che non abbiamo visto. No, non è vero, siamo andati proprio al di sotto, sì, del Palazzo Diocleziano, e stanno tutti questi negozietti, bancarelle che vendono cose tipiche. Vi consigliamo di farvi trascinare dal lungomare. Perdetevi nei vicoli, esatto. Noi abbiamo camminato per almeno 2 ore. Io ho preso la sciarpa che sta qua dentro. Ci sono molte cose, la squadra del posto, l'Ajduk Spaltu. Spaladu. Noi siamo andati nel momento dei mondiali. La Croazia era la seconda, quindi tutti quanti in festa, nonostante tutto. In ogni negozio stavano bandiere della Croazia, mesali. Un pomeriggio, una mattina dedicata alla città di Spalato, che va abitata, va vista. Il nono punto abbiamo deciso di dedicarlo alla lingua. Per quanto riguarda la lingua, lì è il croato. Difficilmente troverete gente che sa parlare italiano, a differenza della Grecia che tutti parlano italiano. Qui avrete anche difficoltà, casomai, più nei supermercati, nei market. Sempre dove noi a Podestrana stava la Salumira, che non sapeva parlare nemmeno in inglese, era davvero difficile comunicare. Il linguaggio dei gesti è quello più comune. La Salumira si arrabbiava anche perché noi non sapevamo parlare la loro lingua. Si nervosiva, sono facilmente suscettibili. Sì. Ultimo punto, ma non per importanza, dove abbiamo alloggiato. Siamo stati a Podestrana, si trova a circa 5 km dal centro di Spalato. Le strade che collegano queste due città sono molto grandi, 3 corsie per strada. Makarska è più piccolina come strada, che non ci sono problemi come per esempio le strade delle isole greche o anche per esempio le strade dell'isola di Brak, che sono un pochino più piccole. Però comunque mai a livello di quelle greche. La casa l'abbiamo trovata su Airbnb. Ce n'erano davvero tante. Abbiamo pagato meno di 1000 euro, quindi un 150 a testa per 7 notti. La casa molto grande, 2 condizionatori, 2 bagni, un bel terrazzo con la tettoia che non c'è nemmeno nelle foto. Ci siamo trovati davvero bene, vi lasceremo i link in descrizione della signora qui. Ok ragazzi, il video si conclude qui. Speriamo che vi sia stato utile, abbiamo cercato di racchiudere i punti più importanti in quest'unico video. E vi consiglio di andare sul canale di Mattia, di vedere qualche video e di iscrivervi, perché veramente merita. Detto questo, il video si conclude qui, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao.